Il nostro lavorare nelle scuole non si rifà solamente a un modello teorico preesistente a cui facciamo riferimento, ma anche e soprattutto all'incontro con l'adolescenza e l'adolescente reale e non con l'immaginario, perché chiaramente l'adolescente di oggi non è uguale all'adolescente di ieri, è in continua evoluzione e quindi noi attraverso il contatto con i ragazzi cerchiamo di capire le loro esigenze tutti i giorni e quindi ci tariamo anche sulla base delle loro richieste. Anche per questa ragione abbiamo somministrato un questionario sulla figura dello psicologo, proprio per capire la loro idea dello psicologo e quello che loro vorrebbero da noi. E questo è un questionario fatto nel 2010-2011. E più o meno i ragazzi hanno risposto così. Come dicevano prima, infatti i ragazzi non pensano allo psicologo come una persona che ti dà delle soluzioni, ma che ti aiuta a cercarle. Quindi i ragazzi si riconoscono un ruolo attivo in questo processo, nonostante poi l'adolescente sia un ragazzo che si muove sempre sull'emergenza, quindi vuole delle risposte subito nel momento in cui ne ha bisogno. In più loro si aspettano dallo psicologo affidabilità e questo noi lo teniamo sempre presente, perché a scuola noi abbiamo un contatto continuo con professori, con dirigente scolastico, con il personale ATA, anche con i genitori, capita di avere un contatto, e quindi la prima cosa che cerchiamo di mantenere è la privacy del ragazzo, e quindi cerchiamo sempre di tirarci fuori rispetto all'incontro che poi abbiamo fatto con il ragazzo. Però purtroppo rimane ancora un po' l'idea che dallo psicologo va la persona che ha un disagio, che ha dei problemi, e quello che noi cerchiamo un po' di sfatare, perché lo sportello d'ascolto è un contenitore dove i ragazzi possono portare tante cose che riguardano il proprio percorso di crescita. Per fortuna ancora l'idea del cinematografica dello strizzacervelli è un po' andata a scemare, quindi solo il 3% pensa che da noi ci vengono i matti. Però la maggior parte dei ragazzi reputa questa esperienza come una esperienza utile e anche piacevole, quindi tutto sommato ci vengono volentieri. E allo sportello si parla in particolare del rapporto con i genitori, delle proprie ansie e del rapporto con i coetanei. E diciamo che la maggior parte delle riflessioni che noi abbiamo fatto nascono proprio sul campo, perché noi siamo in prima linea, per cui mi è capitato di pensare proprio al setting. Il setting è un termine che si usa in psicoterapia, non si usa a scuola, però in qualche modo noi siamo tutti psicoterapeuti e che lavoriamo con i ragazzi, e l'incontro con i ragazzi avviene in uno spazio protetto. E nella mia ricerca bibliografica la cosa interessante è che non ho trovato niente che trattasse l'argomento. E questo potrebbe essere legato a diversi fattori. Uno di questi è che l'Italia è l'unico grande paese europeo a non avere una norma dello psicologo nelle scuole. C'è il CIC, dagli anni 90 c'è questo centro di informazione che in collaborazione, la scuola in collaborazione con i servizi territoriali può fare degli spazi di ascolto. In più, con la legge Bassanini, la scuola non solo ha autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, ma anche amministrativa, quindi può utilizzare i suoi fondi come meglio crede. Quindi cosa succede? Che nella scuola possono ruotare diverse figure. Ci può essere la ASL che può mandare degli psicologi a fare sportello d'ascolto, oppure altre iniziative, altri progetti. Possono esserci dei volontari, dei tirocinanti, psicologi privati che portano un progetto, quindi è la scuola che deve tirar fuori i fondi per pagare questi progetti, oppure dei counselors. È chiaro che c'è una differenza tra un tirocinante che magari non ha alcuna esperienza con i ragazzi e uno psicoterapeuta dell'età evolutiva che lavora da decenni con gli adolescenti, quello che poi siamo noi nelle scuole. E in più c'è chi pensa che sia lo stesso professore che deve occuparsi di questo aspetto, quindi la stessa persona che si trova tutti i giorni a giudicare la prestazione del ragazzo è la stessa persona che andrà ad ascoltarlo nelle sue difficoltà. E di per sé, abbiamo detto anche prima, non c'è niente di male, anzi ben venga il professore che accoglie il ragazzo anche nelle sue difficoltà emotive, però è lo stesso ragazzo che sente un conflitto di interessi in questo, per cui non si sente così tranquillo di parlare e quindi preferisce una figura esterna.
Tutti questi aspetti l'ho un po' citati per dire che forse le scuole non sono preparate ad accogliere delle figure professionali in una struttura di rete, ma non per ovviamente mancanza di volontà, ma perché non c'è un pensiero calato dall'alto, quindi non c'è l'istituzione che ha pensato a introdurre queste figure a scuola. Tornando al discorso appunto del setting, to set in inglese significa delimitare, quindi in qualche modo significa è una cornice, un qualcosa che racchiude. E come ogni quadro merita la giusta cornice per essere valorizzato, così ogni attività che si svolge merita il giusto posto per essere svolta, appunto. E spesso a scuola questo non capita, ma non perché il dirigente scolastico, i professori non ci vogliano dare uno spazio dignitoso, a volte non hanno neanche le aule per gli studenti. Mi è capitato ultimamente che è stata utilizzata anche la sala professori o anche la sala di informatica per fare delle nuove aule, quindi a volte è proprio un problema logistico. Però voi immaginate fare un incontro con i ragazzi in un'aula didattica, oppure nell'aula di musica, aula di informatica, presidio medico e biblioteca. Non c'è nulla di male, perché noi lo facciamo, però chiaramente cambia un po' l'intimità e rende più difficile l'immersione in una realtà psichica diversa. Quindi in psicoterapia il setting è uno spazio temporale scandito appunto da tempi, da orari, lo stesso deve essere sempre lo stesso posto, più o meno riconoscibile, che aiuta comunque la relazione tra lo psicoterapeuta e il paziente. Quindi tutela entrambi e rende possibile sia che nasca la relazione, ma soprattutto che ci sia un'immersione nella realtà psichica. Quindi ripetiamo, a scuola non si fa psicoterapia e quindi non c'è un vero e proprio setting, però secondo noi è molto importante che il ragazzo si trovi ad entrare in un posto altro dal principio scuola, perché chiaramente lui quando va a scuola ha tutto un tipo d'assetto per cui deve essere interrogato, si deve confrontare con i compagni, con i professori eccetera, e deve portare anche a casa il voto in qualche modo. E invece entrare in un altro posto diventa proprio la porta degli inferi, si entra in qualcos'altro, deve essere un posto accogliente, personalizzato, e noi proviamo sempre a farlo nel nostro piccolo. Ci troviamo che magari al passaggio da una stanza all'altra, perché siamo nel nostro spazio, laddove ci viene concesso, e dobbiamo spostarci in un'altra parte perché magari serve l'aula per fare il colloquio dei professori con i genitori, eccetera, e quindi noi ci spostiamo e cerchiamo anche in questo spostamento di rendere l'ambiente riconoscibile e anche di non far perdere le tracce, perché poi non si sa dove andiamo a finire, e quindi lasciamo biglietti, cartelli, eccetera. E la stessa stanza però può essere fonte di associazioni. Vi faccio un piccolo esempio: in uno di questi passaggi mi sono trovata nel presidio medico e una ragazza che ho visto più di una volta, quando è entrata nella stanza era turbata, e quindi chiaramente noi dobbiamo includere questi aspetti dentro il nostro incontro col ragazzo, e proprio lì è emerso un rimosso, cioè un ricordo di questa ragazza traumatico che aveva avuto in infanzia, ed è stato possibile che affiorasse solamente nel cambio di scenario. Però io quello che ho pensato è che forse non sarebbe stato possibile se lì non ci fossimo state comunque io e lei. Quindi c'è sempre una relazione che porta poi alla possibilità del ragazzo di aprirsi. Quindi dobbiamo ogni giorno creare un contenitore relazione all'interno del contenitore scuola. Altro elemento sono i genitori. Dicevano prima che noi, proprio come approccio teorico, cerchiamo di dividere i due spazi, lo spazio per i ragazzi e lo spazio per i genitori. E a scuola, nonostante i ragazzi sono abbastanza tranquilli di venire, perché una volta che il genitore ha firmato l'autorizzazione, loro non devono chiedere il permesso, però il genitore si sente un po' turbato quando sa che il figlio va dallo psicologo, e quindi magari cerca un po' di intromettersi in questo spazio, e allora noi lo dividiamo. E quindi sarà un'altra psicologa che accoglie le esigenze del genitore, chiaramente sempre con un feedback continuo d'equipe, per cui noi ci parliamo rispetto a quello che è accaduto. E un po' così la riflessione conclusiva che volevo fare è che è vero che poi l'incontro col ragazzo può avvenire in qualsiasi posto, però riconoscere legittimità, riconoscere il posto, cioè dare uno spazio adeguato, significa anche riconoscere lo spazio interno del ragazzo e quindi dargli importanza.
adesso lascio la parola alla collega che continua l'incontro su un altro aspetto del setting. Quindi, rimanendo sempre sul tema di come noi costruiamo i luoghi di incontro reali e simbolici nello sportello d'ascolto per i ragazzi, quello che vorrei fare ora è un po' sottolineare quali strumenti di lavoro, alcuni strumenti di lavoro che tutte noi utilizziamo quando costruiamo questo spazio di ascolto. Come ha detto la mia collega, il setting nelle scuole è un setting che è sempre incline a modifiche e imprevisti, per questo riflettere e tenere a mente alcune pietre miliari attorno a cui costruiamo questo spazio di ascolto autentico è importante. Allora, il primo punto su cui appunto si può riflettere è il fatto che lo spazio di ascolto si costruisce e si ricostruisce ogni volta, ogni 15 giorni, ogni settimana, ogni volta che una psicoterapeuta entra in quella stanza che la scuola le ha affidato appunto per cercare di dare luce e respiro a quelle che sono le richieste dei ragazzi. La prima pietra miliare su cui costruiamo questo spazio è quello di assicurarsi che questo spazio nasca dal desiderio di due persone disposte a incontrarsi e quindi il ragazzo in maniera autonoma e libera che sceglie se usufruire o meno di questo spazio che la scuola gli mette a disposizione. Questo significa anche che talvolta quando i ragazzi sono in qualche modo invitati o obbligati da un adulto sinceramente preoccupato per lui, noi l'accogliamo dentro la stanza, ma nello stesso tempo esplicitiamo qual è il nostro ruolo. Come psicologi dobbiamo sempre essere chiari con loro e quindi ridiamo a lui la possibilità di dire ok, sono d'accordo con questa preoccupazione dell'adulto e quindi voglio usufruire di questo spazio, oppure ci spiega perché non è d'accordo con l'adulto. Solitamente rimangono e decidono di usufruire dello spazio. Facciamo questo chiarimento perché quello che è terapeutico per un adolescente è aver garantito appunto l'opportunità di rivelare se stesso nel contesto di una relazione genuina. Come mette in luce l'approccio psicodinamico, la relazione, il rapporto con l'adolescente deve essere basato su fiducia e autenticità. Sono le prime cose che loro mettono alla prova e le prime cose su cui noi non dobbiamo cadere per non perderci la relazione. E la seconda pietra miliare invece ci aiuta a sottolinearla Jung quando insegna che non si può influenzare l'altro se prima di tutto non siamo disposti noi a farci influenzare dal ragazzo. Quindi significa che affinché lo spazio di ascolto sia significativo è necessario farsi influenzare dai racconti, dalle immagini che il ragazzo porta in modo da costruire quel legame che conduce quindi alla trasformazione che noi vogliamo nel ragazzo. Naturalmente il nostro non è e non sono incontri di terapia, si muove in uno spazio di ascolto. Uno spazio di ascolto che vuole aprire a nuovi spazi di pensabilità e vuole in qualche modo ridare significato agli eventi che sta affrontando il ragazzo. Quello che facciamo noi è andare incontro e confrontarci con i luoghi abitati dal ragazzo. Quando parliamo di luoghi parliamo anche e soprattutto di luoghi simbolici, cioè il ragazzo abita in questi luoghi, sono costituiti diciamo dal suo modo di entrare in relazione con gli altri, dalle sue paure, dai suoi desideri. Per noi raggiungere questo luogo è fondamentale per capire come possiamo aiutare il suo percorso di crescita. Questo perché allo sportello accedono ragazzi che appunto ci raccontano stili di vita, abitudini e drammi che sono molto diversi tra loro. A volte accogliamo storie di profonda sofferenza e quindi violenze familiari, ma anche un rapporto con il corpo abitato proprio dal dolore, come nel caso del cutting. In questi casi noi cerchiamo di attivare, si attiva un po' anche l'intera equipe, ma si cerca di attivare anche i sistemi attorno al ragazzo. Di questi casi limite poi ce ne parleranno le dottoressa Gerli e Cascino. Altre volte invece lo sportello è utilizzato come un luogo in cui finalmente i ragazzi si possono sentire legittimati a fermarsi per poter riflettere appunto su sentimenti ed emozioni. Ed è in questi casi che possiamo fare un piccolo percorso presso lo sportello che mira ad attivare le risorse e in qualche modo insegna il ragazzo a imparare a stare in questi momenti critici che in un percorso evolutivo ci saranno.
Quindi una domanda che tutte noi ci poniamo quando incontriamo un nuovo ragazzo è questa, ovvero ogni volta ci dobbiamo chiedere se il disagio di cui ci sta parlando questo adolescente fa parte di un processo evolutivo turbolento e quindi comunque sostenuto da buone risorse personali, familiari e sociali, oppure al contrario siamo di fronte a una fragilità, una richiesta d'aiuto importante che non può essere più passare inascoltata e in disattesa, e quindi noi adulti abbiamo il dovere di rispondere in maniera, diciamo, concreta a questo bisogno. E questo appunto ci apre a nuove strade, ovvero capiamo se lo sportello d'ascolto effettivamente è il luogo in cui questo disagio può essere raccolto, oppure dobbiamo lavorare per fare in modo che il ragazzo chieda aiuto e quindi sia inviato in uno spazio più protetto, come ad esempio quello di un percorso di terapia. E questo ci porta alla terza pietra miliare, attorno a cui si costruisce la relazione di ascolto. Ci riferiamo cioè alla necessità di guardare al comportamento e al sintomo che ci presenta il ragazzo in una prospettiva che sia finalistica e simbolica, ovvero ci dobbiamo domandare verso quale direzione evolutiva sta andando il soggetto, questa sua domanda, questo suo comportamento, verso dove lo indirizza. Rispondere a questa domanda non è sempre facile, per questo gli strumenti che ci dà l'approccio psicodinamico ci aiutano in qualche modo appunto ad ascoltare l'altro in maniera complessa, ma soprattutto a far emergere, diciamo, l'aspetto implicito nel suo racconto, e quindi non fermarci a quella che è la sua richiesta urgente, cerchiamo di andare oltre. Diciamo che sono diversi gli strumenti che utili per far emergere questa domanda. Sicuramente diamo attenzione al racconto verbale, ma anche e soprattutto alla dimensione corporea, che ci informa su come sta il ragazzo in quel momento e qual è il luogo che lui usualmente abita. E poi ci affidiamo sicuramente anche al tramite dell'arte, nel senso che allo sportello i ragazzi si possono esprimere anche attraverso la narrazione di storie, una pagina di diario, oppure lo scrivere una canzone, oppure un disegno. Tutti questi strumenti ci permettono di accedere a quelle che sono le immagini, che non sono altro che fattori guida, che quindi danno forma all'esperienza del mondo di ognuno. Per la facilità di trasporto e anche per la duttilità, diciamo, il disegno è uno degli strumenti più utilizzati presso lo sportello. Naturalmente questo ha significato per noi solo nel momento in cui è inserito all'interno di una relazione, quindi non viene usato, non viene visto come un feticcio, non ci interessa il risultato finale di quel disegno, ma per noi è un mezzo per accedere al luogo abitato del ragazzo, e quindi appunto in qualche modo ci aiuta a volte a rompere il ghiaccio, altre volte ci aiuta per favorire un momento di riflessione creativa, in ogni caso per accedere al mondo interno del ragazzo che abbiamo di fronte, come nel caso di cui vi voglio raccontare, di Marcello, un ragazzo di 16 anni che ho incontrato presso lo sportello d'ascolto del suo liceo di Roma. Marcello l'ho definito un ragazzo alla ricerca di se stesso, come tanti altri ragazzi. Quello che voglio fare nel racconto di questi tre incontri è sottolineare quali sono stati gli strumenti che abbiamo utilizzato per, diciamo, cogliere qual è la sua domanda implicita al suo racconto, e soprattutto per raggiungere Marcello nel suo luogo e aiutarlo nel suo piccolo percorso, diciamo, nel suo percorso evolutivo. Allora, la prima volta che io incontro Marcello, la cosa che colpisce quando lui appunto è entrato nello sportello d'ascolto è il suo portamento molto delicato. Lui è un ragazzo che si veste in modo da non farsi notare molto, ha una corporatura esile e quindi si siede davanti a me ed è evidentemente in imbarazzo. Il suo sguardo, diciamo, vaga un po' nello spazio, nonostante questo comincia a raccontare che lui è venuto allo sportello perché spesso sta ore e ore sul letto, a suo avviso senza pensare a niente, quindi senza un motivo preciso. Dal suo racconto emerge che anche l'espressione delle sue emozioni è coartata, da qui mi faccio anche l'idea che in realtà quello non sia il suo reale problema, ma che mi stia in qualche modo prendendo le misure. È il nostro primo incontro, quindi lo lascio fare, non aggiungo altro. L'unica cosa che faccio a fine incontro, per chiudere, è chiedergli cosa gli piace, cosa lo appassiona, e quindi lì mi racconta che gli piace molto disegnare e lo invito a portarmi per il prossimo incontro un suo disegno, e poi apro la possibilità di poter disegnare anche presso lo sportello. Così incontro dopo 15 giorni un'altra volta Marcello. Questa volta la prima cosa che fa quando entra è immediatamente farmi vedere il disegno lui ha scritto il suo nome in maniera stilizzata,
Non ho portato questo disegno perché naturalmente Marcello è un nome inventato nel rispetto della privacy. Comunque vedo che nel modo in cui mi racconta di questo suo disegno lui si sente molto più a suo agio, per cui continuo su questa scia e gli chiedo non di raccontarmi di lui, ma di disegnarlo. Quindi gli chiedo un'immagine di se stesso, qualcosa che racconti di lui. Lui inizia disegnando un punto interrogativo, da cui si sviluppa poi un aereo che arriva a Roma. Il disegno è questo. Non so se si vede molto bene perché anche il suo tratto è molto leggero, per metterlo sul computer l'abbiamo dovuto un po' ripassare. Anche questo tratto ci informa un po' sul suo modo di rapportarsi agli altri, anche sulla difficoltà di sentire di poter lasciare una traccia indelebile. I disegni sotto, questi sotto in realtà sono stati aggiunti dopo, quindi questo è l'inizio del suo disegno. Quando gli chiedo di raccontarmi, mi dice: sono stato adottato, sono nato in un paese dell'America Latina, i miei genitori adottivi mi sono venuti a prendere e mi hanno portato a Roma. Da qui inizio un lungo racconto su questo paese di origine di cui non ha nessun ricordo, ma a cui vorrebbe tornare. Lui afferma di essersi informato molto su questo paese, sa delle sue vicende politiche, sa che è socialmente in difficoltà e vorrebbe che da grande il suo sogno è poter aiutare gli abitanti di questo paese. Da qui comincia a raccontarmi anche che è triste, che ultimamente è triste, e questa volta riesce a dire perché. Perché i suoi genitori adottivi appunto gli hanno detto da poco che non potranno partire l'estate prossima per il paese di origine, perché improvvisamente sono stati cancellati tutti i voli. Naturalmente mi rendo conto che quello è un argomento molto importante per Marcello. Non aggiungo, ma semplicemente in questo caso apro la possibilità per Marcello di poter usufruire dello spazio di ascolto genitori nel momento in cui volesse essere aiutato a comunicare meglio con loro. Un altro, insomma, quindi qui in quel giorno naturalmente. Ah, ecco il disegno sotto, mi sono dimenticata. A un certo punto, quindi a fine incontro, Marcello racconta che immagina il suo arrivo in questo suo paese di origine. E quello che immagina è lui che arriva all'orfanotrofio in cui ha vissuto i primi anni e incontra il prete che si occupa di questi dell'orfanotrofio e finalmente gli vorrebbe chiedere come mai i suoi genitori biologici non hanno potuto crescerlo. Anche qui è una domanda importante, naturalmente io non ho le risposte che lui sta cercando e quel giorno allo sportello non le possiamo trovare. L'unica cosa che io posso fare per lui in quel momento è tenere in qualche modo il peso su questa domanda, sulle sue origini, e anche restituirgli quanto questa domanda sia adattiva rispetto al suo percorso evolutivo. È naturale che un ragazzo che è un adolescente che si sta proiettando al futuro getti anche uno sguardo nel passato. E così chiudiamo il secondo incontro. Il terzo incontro, Marcello mi parla un po' della scuola, inizia un po' parlandomi della scuola, che è un periodo intenso ma comunque sta andando bene, anche con i compagni si sta integrando perché aveva cambiato classe, e mi chiede lui stesso questa volta di proporgli un disegno. Io vado cauta perché mi rendo conto che l'ultima volta sono venuti fuori dei temi importanti, e comunque gli propongo di disegnare il fondo del mare. Il fondo del mare è un tema che permette un po' di accedere, diciamo, anche così, anche lì alle immagini del mondo interno del ragazzo in maniera assolutamente delicata. Marcello fa questo disegno con un silenzio direi sacro, molto impegnato. Qui questa volta il tratto è leggermente più marcato, come vediamo è un fondo del mare pieno di vita, ci sono i pesci, ci sono le perle e c'è anche un sub. Di questo sub lui racconta. Anche da questo racconto vengono fuori, diciamo, i temi che lo interessano di più. Il sub è sceso per esplorare un posto che non è il suo e laggiù ha trovato un relitto di cui, analizzando gli oggetti interni e il legno, finalmente sono riusciti a risalire all'origine, ovvero apparteneva al figlio di Genghis Khan, che voleva attaccare il Giappone, ma la sua nave è affondata prima di arrivare nel paese nemico, in quanto non era adatta ad attraversare lo stretto. Il nome che dà poi a questo disegno è esplorazione, e da qui mi racconta che la sua grande passione è quella di esplorare cose nuove e di viaggiare, e questo di fatto, quindi questo disegno insieme all'altro, insieme a
alle esperienze fatte con lui in questi tre brevi incontri mi danno l'opportunità di restituire a Marcello, diciamo, una visione della sua personalità più completa, ovvero accanto a quei sentimenti depressivi che lo portavano a stare ore e ore sul letto apparentemente senza pensare a nulla, ora può mettere accanto questa spinta sua vitale alla ricerca, all'esplorazione, ad andare avanti e a guardare verso il futuro. E quindi questo è stato un po' anche ha rappresentato la conclusione dei nostri incontri. Decidiamo di quindi finire lì i nostri incontri. Lui sa che può tornare ogni volta che vuole. Prima di concludere gli chiedo se ha un'altra curiosità, una domanda da farmi prima di salutarci. Marcello, con mia sorpresa, mi dice sì, che effettivamente ce l'ha, e dopo un momento di imbarazzo mi fa una domanda fondamentale, ovvero mi chiede: ma io come faccio ad arrivare a Villa Borghese? Naturalmente io rimango un po' stupita e lui mi spiega che ha conosciuto una ragazza e vorrebbe portarla in questo parco in cui è stato tanti anni fa, ma non sa come arrivare. E quindi prendo il mio cellulare e insieme esploriamo il mondo delle applicazioni ATAC, quindi dei servizi urbani di Roma. Naturalmente la sua è una domanda semplice, non è necessaria una laurea in psicologia per rispondere, eppure se vogliamo utilizzare l'approccio, diciamo, una visione simbolica, possiamo individuare in questa sua domanda la spinta verso il futuro e quindi sentire di aver offerto, aver dato un luogo a Marcello, un luogo reale ma anche simbolico in cui potersi fermare a riflettere e quindi costruire quella strada che conduce alla fine ad abitare se stesso.